Allora, io mi chiamo Alessandra Bugnoni, sono una psicologa psicoterapeuta che lavora all'interno di studi cognitivi di Modena, come la dottoressa Arianna Ferretti, e lavoriamo appunto all'interno di studi cognitivi. Studi cognitivi è una scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale riconosciuta dal MIUR. Studi cognitivi, oltre ad essere una scuola di specializzazione, è anche sede di centri appunto clinici, e all'interno dei vari centri clinici di studi cognitivi che sono dislocati in tutta Italia, abbiamo sedi a Milano, Bolzano, San Benedetto, Rimini, appunto Modena, Firenze, all'interno anche dei centri clinici specializzati, che sono appunto cliniche italiane di psicoterapia. In particolare a Modena abbiamo un centro per il trattamento dei disturbi della personalità, e proprio all'interno di questo percorso offriamo un percorso di 3 mesi per questa tipologia, diciamo, di disturbi, dove l'elemento caratterizzante è l'aspetto della disregolazione emotiva. Offriamo un percorso, appunto, come dicevo prima, della durata di 3 mesi. È un percorso intensivo dove andiamo ad affrontare quelle che sono le tematiche fondamentali di chi ha queste problematiche, che appunto sono le relazioni interpersonali, le problematiche di gestione delle emozioni, la difficoltà a gestire comportamenti sulla scia, diciamo, dello stato emotivo, e quindi di affrontare l'impulsività. E quindi diciamo, affrontiamo tutte queste problematiche all'interno di questo centro, oltre che fornire quelli che sono i protocolli, diciamo, più riconosciuti per quanto riguarda anche appunto la cura, la gestione del rimuginio, della ruminazione. E diciamo, all'interno di questo percorso le persone possono accedere o personalmente o inviate anche dal proprio terapeuta, dal proprio psichiatra, dal proprio medico, e con cui cerchiamo di instaurare la massima collaborazione al fine di dare appunto un intervento che sia il più efficace e il più, diciamo, di equipe possibile. E quindi, diciamo, il centro di Modena ogni mese sta strutturando questi webinar, diciamo, su tematiche che possono riguardare sicuramente l'area delle problematiche della personalità. E il mese scorso abbiamo affrontato le problematiche dell'uso di sostanze per la gestione dell'emotività, e la giornata di oggi con la dottoressa appunto Arianna Ferretti ci concentriamo proprio su un aspetto della problematica, che è quello proprio della sofferenza che può venire quando si possono creare delle incomprensioni, delle problematiche proprio all'interno delle relazioni interpersonali. E che è un tema molto, molto importante per noi, per il nostro centro, e appunto di cui è esperta la dottoressa Ferretti. E quindi la ringrazio per aver accettato il nostro invito a parlare di questo argomento, e adesso lascio la parola direttamente alla dottoressa, e poi nel momento conclusivo diamo spazio alle domande o ai dubbi o a qualsiasi riflessione vogliate fare insieme a noi. Grazie per la partecipazione, e grazie ad Arianna. Grazie a te, Alessandra. Buonasera a tutti. Allora, direi che prima di rispondere un po' al quesito della serata, cioè com'è e quando è che avviene di soffrire nelle nostre relazioni, in quelle in cui teniamo di più, penso sia utile fare un po' una regressione, cioè cominciare a parlare di quelli che sono gli aspetti cardine delle relazioni. Quindi parliamo inizialmente di comunicazione. Nella comunicazione, si distinguono due tipi di aspetti. Uno che è quello di contenuto, quindi è la trasmissione delle informazioni, ovvero quello che diciamo nel momento in cui parliamo con un'altra persona. È un aspetto maggiormente evidente e va a caratterizzare quella che è la comunicazione verbale. Quindi fondamentalmente è il messaggio che noi diamo attraverso le parole che selezioniamo. L'altro aspetto, che è quello di relazione, invece è un pochino più mascherato, quindi un po' più latente.
ed è quell'aspetto legato al tentativo di definire la relazione che si ha con un'altra persona, ed è un aspetto che chiaramente ce l'ha sia una persona che l'altra, ed è il come si dicono le cose, quindi il modo in cui comunichiamo. Questo aspetto relazionale va a caratterizzare la comunicazione detta non verbale. Un modo per capire l'aspetto relazionale è quello di pensare al io mi vedo così e ti vedo così in questa relazione, penso che la nostra relazione sia caratterizzata da. Vediamo insieme, la comunicazione verbale è quello che vedete scritto nelle nuvolette. Quindi queste due persone sono due amiche, stanno prendendo un caffè insieme, la prima dice non sai cosa è successo oggi al lavoro e l'altra risponde che è successo, dai racconta. Quindi questo è il messaggio verbale. Mentre la comunicazione non verbale è data da tutti questi aspetti, quindi come vengono dette queste parole? Attraverso il tono della voce, attraverso la gestualità, la mimica facciale, anche lo sguardo, la postura e la vicinanza. Vicinanza inteso quanto le persone sono vicine nel momento in cui comunicano. Tutti questi aspetti della comunicazione non verbale vanno a caratterizzare appunto l'aspetto relazionale, che come immaginerete è l'aspetto per cui si discute di più. Non tanto per il contenuto, a meno che non si parli di politica o comunque di aspetti in cui le opinioni sono divergenti, ma si discute spesso per la relazione. Facciamo un esempio. Pensate a una mamma e un figlio adulto, la mamma gli dice oggi fa molto freddo, copriti bene. Questo è il messaggio verbale, che però può nascondere dei messaggi relazionali, del tipo ti voglio bene, mi preoccupo per te. Se non ci fossi io chissà come te la caveresti, piuttosto che fai quello che ti dico, perché solo io so qual è il tuo bene, non sei neanche capace di scegliere i vestiti più adatti. Come immaginerete, ogni messaggio che l'altra persona percepisce può far nascere delle emozioni ben diverse, quindi magari il ti voglio bene, mi preoccupo per te fa nascere un senso di serenità, di felicità, di cura, mentre il se non ci fossi io chissà come te la caveresti forse di inadeguatezza. È sempre bene riuscire a capire quello che è anche il messaggio che a volte è latente all'interno della comunicazione, non sempre è palese e chiaro. Se non ci sono delle tensioni interpersonali di fronte a questo esempio, l'aspetto di relazione passa in secondo piano. Se invece ci sono delle tensioni interpersonali, chiaramente succede l'opposto e quindi l'aspetto relazionale aumenta di importanza. Perché? Perché le persone nella relazione lottano per definire l'uno e l'altro e quindi si può innescare quella che è una lotta di rango, quindi chi ha maggiore potere. Nella comunicazione ci sono due tipi di relazione, la relazione simmetrica e quella complementare. Quella simmetrica è il quando reagiamo nello stesso modo rispetto all'altro, quindi ad esempio una persona risponde male e io rispondo male a mia volta, una persona mi tira uno schiaffo e io rispondo con lo schiaffo. La relazione complementare invece è quando reagiamo in un modo totalmente opposto rispetto a ciò che abbiamo ricevuto. Quindi mi comporto in modo diverso rispetto a come si è comportato l'altro e anche in base a come l'altro si aspetta che io reagisca. Ad esempio, una persona mi risponde male, l'altra tace e non risponde. Questo non significa che la relazione simmetrica e quella complementare vanno bene entrambe, anzi, tendono tutte e due a portare all'escalation. Quindi nei rapporti interpersonali noi le utilizziamo entrambe. Quando è che nasce un problema? Quando utilizziamo solo una o l'altra. Quindi ad esempio nella relazione simmetrica cosa succede? Che c'è un antagonismo continuo tra le due persone che sono in relazione che latentemente si percepiscono come degli avversari. Non è sempre latente, ma spesso è latente. Provate a pensare proprio a due persone che stanno insieme da una vita oppure a due amici. Si può passare dalla discussione al litigio verbale fino allo scontro fisico. Questo è l'esito dell'escalation. Mentre nella relazione complementare le due parti sono rigidamente imprigionate dentro a delle posizioni reciproche, fino ad incarnare quello che viene chiamato il modello carnefice-vittima, in cui una delle due è sempre maggiormente violenta e l'altra invece è sempre maggiormente debole. Quindi, come vedete, sia la relazione simmetrica che quella complementare estremizzate e utilizzate unicamente l'una o l'altra possono creare sofferenza emotiva.
Quello che ci consente di uscire da questa escalation è il passaggio da una relazione all'altra, che chiaramente avviene avendone consapevolezza. La comunicazione non avviene sempre in un modo chiaro, anzi, la comunicazione ambigua ci dice che a volte le parole e il corpo fanno due cose diverse e quindi trasmettono due messaggi differenti. Con le parole è più facile mentire, mentre il corpo fatica, anzi direi che non è capace di mentire. Provate a pensare a un ragazzo che rivede dopo tanto tempo una ragazza e le dice: non vedevo l'ora di vederti. Però poi quando l'abbraccia il corpo è rigido, è distaccato, la voce è secca, i movimenti sono molto improvvisi e dopo l'abbraccio si allontana e magari si tocca i capelli. La ragazza a quel punto non sa cosa aspettarsi, perché le parole dicono una cosa e il corpo ne trasmette un'altra. Mentre nella comunicazione non ambigua, lo stesso messaggio si può legare a un corpo invece che abbraccia in modo stretto e prolungato, ad una voce calda, ad un abbraccio che poi è seguito dal tenersi per mano, comunque restare in relazione. Considerate che questo tipo di comunicazione ambigua, specialmente qui si parla più di coppie genitoriali, è una delle cause dell'esordio di una psicopatologia nei bambini, nei figli, perché il figlio non sa cosa deve fare, non riesce a leggere il messaggio. Quindi se la mamma dice una cosa con le parole e ne esprime un'altra con il corpo, il bambino va in dissonanza, cioè ha due messaggi e non sa quale dei due seguire. Oppure se la mamma dice una cosa e il papà ne dice un'altra, l'esito è sempre lo stesso. Quindi è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. Il conflitto che cos'è? Sarebbe un'occasione di confronto e mutamento nella relazione, tuttavia spesso dalle coppie viene affrontato con timore, dal timore di poter distruggere o comunque scalfire la coppia. Perché? Perché qua si innescano dei meccanismi, dei cicli, che fanno sì che la coppia sopravviva all'insoddisfazione giornaliera, perenne, anziché rischiare un cambiamento. Perché il cambiamento richiede delle energie e la consapevolezza di qual è il punto, cioè qual è il problema che fa sì che la coppia ad un certo punto si blocchi sempre. Quali sono degli esempi di sopravvivenza dell'insoddisfazione? Il negare il disagio, quindi magari abbiamo amici, amiche che ci dicono sempre la stessa cosa, ma non lo vedi, che in questa relazione non sei felice, non hai il tempo per te, ti occupi della casa soltanto tu. E l'altra persona risponde: no, ma è così, io queste cose non le vedo, mi dispiace, sto bene. Oppure il non parlare di ciò che crea sofferenza. Quindi immaginate una coppia che parla di tutto, ma non parla di quello che è esattamente il punto di origine della sofferenza della coppia. Oppure quelle coppie in cui si sposta il conflitto su altre questioni, che significa parlare di tutto e non parlare di niente. Perché qua si vanno a recriminare cose successe nell'anteguerra, ma non si parla del perché sto male, del perché io e te non funzioniamo per quanto riguarda questo aspetto. Oppure c'è l'attribuzione della responsabilità totalmente all'altro, quindi qua immaginate che si tratta di persone che cos'è che vanno a attribuire? Sì, la responsabilità, ma anche la responsabilità degli stati emotivi che provano. Quindi nel momento in cui io mi arrabbio, soffro, o piango, tendo a dire all'altro: è colpa tua se io sto così. Quindi questo fa sì che le persone credano che il proprio atteggiamento sia una conseguenza di ciò che fa l'altro. Ad esempio, il marito arriva sempre tardi dal lavoro, la moglie non cucina la cena, e la risposta che dà è: non ho cucinato perché tu arrivi sempre in ritardo e mi dici sempre che domani arriverai prima. In realtà, quando si lavora con le coppie, noi insegniamo che la responsabilità è sempre di entrambi, perché come vedremo oggi, si vanno a creare dei cicli interpersonali in cui ognuno dei due contribuisce al mantenimento della sofferenza emotiva. Quale sarebbe una buona norma da seguire? Quella di avere un atteggiamento assertivo, che si colloca proprio al centro tra un atteggiamento di passività e uno di aggressività. Quindi passività significa, di fronte ad un conflitto, non rispondere, non agire, non reagire. L'aggressività significa invece scagliare oggetti, dire delle cose che poi magari non pensiamo,
fare comunque un'escalation di rabbia che ci porta il giorno dopo a chiederci perché ho detto e ho fatto queste cose, nel migliore dei casi, a volte non succede neanche questo. L'assertività si colloca appunto nel mezzo, quindi che cos'è? È l'esprimere i propri desideri, i propri bisogni, le aspettative all'altro in un modo rispettoso nei propri confronti e nei confronti dell'altro. E nel momento in cui uno dei due membri della coppia si esprime in questo modo assertivo, l'altro sarà predisposto a reagire nello stesso modo. Vediamo come questi aspetti si vanno a intersecare nei disturbi di personalità. Come immaginerete, tutti gli aspetti appena citati hanno un ruolo importante che possono creare sofferenza emotiva perché sono legati a schemi disfunzionali, il che vuol dire che sono molto rigidi e difficili prima di tutto di essere visti e quindi la consapevolezza è scarsa, oppure mostrano dietro delle credenze molto difficili da cambiare. Gli schemi interpersonali che cosa sono? Sono degli schemi che si basano su dei fattori temperamentali, quindi stiamo parlando proprio del carattere della persona, ma in particolar modo delle esperienze relazionali ripetute nel tempo. Quindi provate a pensare a quando eravamo piccoli, a livello relazionale che cosa accadeva. Se ci fate caso, spesso succedevano delle stesse dinamiche, quelle dinamiche che quando diventiamo adulti tendiamo a rivivere nuovamente, perché è con queste esperienze relazionali che abbiamo appreso delle nozioni. Ad esempio, il che cosa aspettarci dagli altri, quali sono i nostri desideri. Quindi, sulla base di questi fattori temperamentali e di queste esperienze relazionali ripetute, si vanno a creare delle attribuzioni di significato su che cosa? Su come gli altri risponderanno ai nostri desideri e sulle nostre reazioni alle risposte degli altri. Questi schemi interpersonali possono essere sia consapevoli che automatici. Per quanto riguarda i disturbi di personalità, sono spesso automatici e inconsapevoli. Quindi uno dei lavori che si fa in terapia, ma non in prima battuta, molto più avanti, è quello proprio di farglieli notare. Per il terapeuta, un elemento così che va a smascherare gli schemi interpersonali è quello di osservare come parla la persona e i comportamenti non verbali, tutti quelli che abbiamo citato prima. Come si formano questi schemi? Si formano a partire da delle motivazioni primarie. Io qua ho scritto quelle principali, che sono il bisogno di amore, il bisogno di protezione, il bisogno di stabilità, di cura, di accettazione e di autonomia. Quindi uno schema interpersonale è una sorta di ricordo, però generalizzato, di come sono stati accolti i nostri desideri e bisogni, del grado di soddisfacimento, quindi sì, sono stato soddisfatto o meno di quello che l'altro ha fatto nell'accogliere o meno i miei desideri, e vanno a creare un'aspettativa appunto interiorizzata che ci guida all'azione. Le cose andranno così perché io ho appreso, ad esempio, che se chiedo aiuto l'altro me lo nega, oppure se chiedo aiuto l'altro ci sarà sempre. Generalizzato perché non è specifico di una relazione. Questi sono degli schemi che si attivano in tutte le relazioni. Quindi lo schema interpersonale nasce da un desiderio, wish, che va ad attivare dei piani o delle procedure che sono volti alla soddisfazione del desiderio. Si basano sul se allora. Se faccio questo, allora l'altro risponderà in questo modo. Questo tipo di piano o procedura va ad elicitare nell'altro una risposta. Una risposta che però parla dell'altro, che ha a che fare con il proprio schema interpersonale. E che però a sua volta andrà a creare una risposta del sé di tipo emotivo, quindi che emozione sto provando, cognitivo, che cosa penso di me e dell'altro, ma quello che per noi è più importante è che cosa penso di me, e che cosa faccio, quindi metto in atto dei comportamenti utili oppure metto in atto dei comportamenti disfunzionali. Quello che accade è che la rappresentazione di sé viene rafforzata all'interno dello schema interpersonale. Vediamo come. Se il mio wish, il mio desiderio è quello di essere amato, io so che se chiedo in modo chiaro le cure, allora l'altro me le darà. E questo è abbastanza tipico del disturbo dipendente di personalità. L'altro però non fornisce cure per motivi X, perché ho messo motivi X? Perché bisognerebbe avere l'altro davanti a noi e capire qual è il suo di schema interpersonale, come mai, che cosa ha preso, no? In relazione al quando l'altro mi chiede più cure o attenzione. Quindi il fatto che l'altro non mi fornisca le cure
va a creare un senso di disamore, di tristezza, di abbandono e di rabbia, che chiaramente mi farà reagire in modo diverso a seconda di quello che provo e che andrà a rafforzare nel tempo quella che è la mia convinzione, cioè di non essere amabile. Quindi immaginate che quando andiamo a lavorare con i pazienti, specialmente che hanno dei disturbi di personalità, la componente della rappresentazione del sé, non sono amabile, è molto forte e quindi vuol dire che è molto difficile non solo da fargliela notare e prendere consapevolezza del quando si attiva, ma anche da andare ad ammorbidirla, a flessibilizzarla. Gli schemi interpersonali che creano sofferenza vengono chiamati patogeni e nei disturbi di personalità sono attivati più facilmente rispetto a chi non ha un disturbo di personalità. Spesso possono generare delle emozioni molto intense e disregolate che la persona difficilmente riesce a modulare. Cosa vuol dire disregolato? Che io faccio un po' sempre l'esempio della macchina a 100 km orari ai pazienti dicendo: immaginate di essere su un'auto a 180 km orari, a un certo punto c'è la curva. Se i 180 km orari è il livello, l'intensità della vostra rabbia, voi dovete imparare a come si fa a rallentare e eventualmente a scalare la marcia per fare la curva, altrimenti andiamo a finire fuori strada. Quindi è importante intanto comprendere l'emozione che proviamo per farla risalire al pensiero che l'ha originata e successivamente insegnare al paziente come poter regolare quell'emozione che spesso viene percepita come pericolosa, fuori dal proprio controllo. Quindi gli schemi interpersonali patogeni vanno a generare delle interpretazioni molto rigide e disfunzionali, e cioè vanno, come dire, a creare un'interpretazione del mondo e della relazione che è solo quella che la persona pensa. Cioè io credo che questa persona sia per me in un certo modo, l'abbia fatto questo comportamento per farmi soffrire, e non c'è verso, non c'è modo di andare a creare delle visioni alternative, finché poi non ci si va a lavorare su questi schemi interpersonali. Qui ho riportato alcune credenze legate alla rappresentazione del sé nei disturbi di personalità. Quindi pensate che è facile trovare persone che credono di se stessi, di non avere valore, di sentirsi traditi, di non essere amabili, di essere impotenti, colpevoli, difettosi, inadeguati, onnipotenti, non meritevoli, diffidenti o non capaci. Mentre qua troviamo le rappresentazioni dell'altro, cioè le credenze sull'altro come viene visto, come minaccioso, come rifiutante, come abusante, ipercritico, controllante, inetto, incapace, ingannevole, meritevole di punizione, ideale. Già per chi di voi conosce un po' di disturbi di personalità, qualche lampadina si accende nel vedere questo. Andiamo a vedere però che cosa sono i cicli interpersonali. I cicli sono appunto dei cicli che si attivano a partire dagli schemi interpersonali. Quando la persona è guidata dal proprio schema interpersonale agisce, cioè fa qualcosa assistendo alla risposta dell'altro, che a sua volta reagisce. Quindi voi immaginate che in una relazione una persona è guidata dal proprio schema interpersonale, l'altra è guidata dal proprio schema interpersonale e quindi vanno ad agire, ad assistere alla risposta dell'altro e a reagire entrambi. Quindi la risposta dell'altro eliciterà dei pensieri e delle emozioni che andranno a confermare lo schema patogeno, ad esempio non sono all'altezza, che andrà a rinforzare delle azioni disfunzionali, tipo evito il confronto, oppure mi arrabbio, ti tratto male, me ne vado, non ti dico dove vado e così via. E questo permette, anzi non permette, di uscire dal circolo comunicativo problematico. Quindi, in fin dei conti, il ciclo interpersonale che cos'è? È un indursi reciproco di azioni, di comportamenti ed emozioni che sostengono la disfunzione relazionale, alla quale entrambe le persone della coppia contribuiscono. Questo è importante perché di solito, come dicevamo anche prima, si tende a dare la responsabilità all'altro, mentre nei cicli interpersonali entrambe le persone della relazione alimentano il ciclo stesso, quindi la responsabilità è condivisa. E qui si risponde un po' al perché
finiamo sempre nei soliti circoli viziosi relazionali e nei soliti schemi. Come mai quando concludiamo una relazione poi andiamo a finire per soffrire sempre per le stesse cose? Perché i nostri cicli interpersonali restano spesso gli stessi, perché andiamo a selezionare delle persone con cui creare delle relazioni significative in base ai nostri desideri, ai nostri wish. Ho bisogno di essere amato? C'è un ciclo interpersonale che si chiama di attaccamento e dipendenza, che è tipico del disturbo dipendente di personalità. Quindi, come immaginerete, il wish in questo caso è il bisogno di cure e del sostegno da parte dell'altro. La persona crede di non essere in grado di prendersi cura di sé da un punto di vista pratico ed emotivo, questo fa proprio parte del disturbo dipendente di personalità, e quindi ha una rappresentazione di sé come di non essere in grado, di non essere capace, di essere inetto, e per questo ha bisogno della presenza dell'altro per sentirsi sicuro. Quindi va a mettere in atto delle azioni con il fine di soddisfare questo bisogno. L'altro come reagisce? O con l'accudimento onnipotente, cioè c'è sempre per la persona perché crede che solo lui può essere in grado di prendersi cura dell'altro, oppure attraverso la critica o attraverso l'abbandono. Immaginate che una persona ha bisogno di cure, l'altra si sente efficace, capace, oppure in altre occasioni esausta, sfruttata, disinteressata, oppure comincia a pensare all'altro come troppo esigente. Quindi ogni persona agisce e l'azione va ad attivare emozioni, pensieri e comportamenti che nella coppia possono essere molto disfunzionali e che vanno a sostenere il ciclo. In più si va a rafforzare, come dicevamo prima, la rappresentazione di sé come non in grado, capace e inetto. Provate a immaginare, io ho bisogno di cura, di sostegno, tu mi critichi e mi dici che non sono neanche capace di farmi un piatto di pasta, questo mi farà reagire in un certo modo e credere di essere ancora meno in grado di prendermi cura di me. C'è il ciclo dell'apprezzamento, che è tipico invece del disturbo narcisistico di personalità, ce ne sono due tipi, questo è il primo. La persona ha un wish diverso, quindi ha il desiderio di trovare riconoscimento, apprezzamento e valore personale nell'altra persona, perché ha una rappresentazione di sé come grandioso, e quindi qui c'è una sorta di rango, quindi io ho il potere, io comando e tu no. Cosa fa? Mette in atto delle azioni con il fine appunto di soddisfare questo bisogno, mettiamo che l'altro reagisce con l'ammirazione. Quindi è una persona che non si mette in contrasto, ma non è detto che la coppia funzioni, anzi non funziona. Perché? Perché una persona ha bisogno del riconoscimento, l'altra la ammira, la idealizza e non si mette in gioco. Il ciclo si ripete. Quindi l'azione dell'uno e dell'altro vanno ad attivare anche in questo caso delle emozioni e dei pensieri disfunzionali. Ad esempio la svalutazione dell'altro per sentirsi grandioso e migliore, un'eccessiva critica alla sottomissione, che sostengono il ciclo. Quindi immaginate una persona che ha più dei tratti dipendenti di personalità che vuole riconoscimento, l'altra che invece che ha più dei tratti narcisistici di personalità, lui vuole riconoscimento e l'altro vuole cura, come possono intersecarsi i cicli interpersonali fra queste due persone? Chiaramente le rappresentazioni del sé, in questo caso come grandioso, e l'autostima alta più l'esaltazione vengono rafforzate. Quindi questo è una sorta di rinforzo che riporterà la persona a ritrovare il riconoscimento e l'apprezzamento secondo le medesime modalità. Sempre nello stesso caso del disturbo narcisistico, invece, la rappresentazione di sé può essere come di scarso valore. Mettiamo che l'altro ci critichi, perché anch'esso ha bisogno di riconoscimento, che cosa si va ad instaurare? Si va a instaurare un tipo di risposta emotiva, comportamentale e cognitiva ben diversa. Quindi i pensieri, le emozioni e i comportamenti sono diversi, come l'umiliazione o la critica a sua volta, che va a creare un'escalation che sostiene il ciclo, in cui entrambi lottano per il rango in questo caso. L'attacco-fuga è invece tipico del disturbo paranoide narcisistico di personalità. Le persone in relazione si vedono entrambe come minacciose, intrusive, controllanti, dominanti, oppressive, e quindi vanno a percepire un pericolo, cioè quello di poter essere aggrediti o sottomessi da un momento all'altro dall'altra persona. Questo può portare ad un tipo di comportamento: o si mettono in guardia, si chiudono, oppure ad agire con eccessiva cautela e a contrattaccare in modo rabbioso per evitare di essere attaccato.
Quindi immaginate una persona che per timore della critica, critica a sua volta. Quindi sia la fuga che l'attacco vanno ad elicitare nell'altro due posizioni di tipo complementare. Perché? Perché uno scappa e l'altro pensa che abbia qualcosa da nascondere e si arrabbia, oppure l'altro che è diventato, che si è arrabbiato, fa sì che l'altra persona si spaventa o aggredisca a sua volta. Io ho riportato qua un esempio, una scenetta di un paziente che ha un disturbo ossessivo compulsivo di personalità. Immaginate quindi di avere a che fare con una persona molto precisa, meticolosa, con delle norme morali molto rigide, che tende a lavorare in autonomia, a fare le cose secondo il proprio modus operandi, difficilmente si mette in discussione con le altre persone e quindi tende a sovraccaricarsi di impegni, ovviamente a non chiedere aiuto, se non proprio quando non ha più le energie e le risorse. Quindi tende a fare tutto lui. Provate a immaginare questo paziente che è in difficoltà dopo aver fatto la spesa nel portare a casa tutte le buste. Non si vede aiutato, ma non chiede aiuto. Perché non chiede aiuto? Perché non lo fa quasi mai. Questo è un pezzettino della sua personalità, che è legata al come si vede. E quindi in questa situazione comincia a vedere l'altro come disinteressato, egoista, disattento, che non presta attenzione ai suoi bisogni, alle sue necessità. L'altro, che ha il proprio ciclo interpersonale, il proprio schema interpersonale, si tiene a distanza. Perché? Perché non riceve richieste di aiuto, e quindi se non ricevo richieste di aiuto non lo aiuto. Perché? Perché so che l'altro preferisce fare le cose da solo, a modo suo, perché tutte le volte in cui ho provato ad aiutarlo, l'altro magari l'ha sempre criticato. E quindi quest'altra persona si sente come se il proprio bisogno fosse inutile e i propri interventi quasi sempre inadeguati e oggetto di critica. Il paziente con disturbo ossessivo compulsivo di personalità a questo punto cosa fa? Scoppia in modo rabbioso alla vista del mancato supporto e quindi va a protestare per un aiuto che gli è stato negato, ma che non ha mai chiesto. Qui considerate che la comunicazione trasparente, chiara, esplicita, aiuta moltissimo, perché spesso questi significati nascosti all'interno della relazione sono proprio i motori di innesco. Quindi l'altro si sente accusato, ingiustamente, e risponde alle accuse a sua volta. Ecco che parte l'escalation, in cui il paziente col disturbo ossessivo compulsivo di personalità vede confermata la credenza che quando ho bisogno di aiuto non ci sarà nessuno che mi aiuterà, l'aiuto mi verrà negato e verrò anche criticato. Che cosa lo porterà a fare? A chiedere ancora meno aiuto, a fare ancora di più le cose da solo a modo suo. Per quanto riguarda il paziente con disturbo borderline di personalità, come sapete, le relazioni sono molto importanti per quanto riguarda questo disturbo di personalità, perché il paziente tende a vivere le relazioni di tutti i tipi, non solo quelle affettive, seguendo inconsapevolmente un pattern che è proprio estremo, dicotomico. Da una parte c'è l'iperidealizzazione, dall'altra parte c'è la svalutazione, quindi un po' come per l'assertività, la parte di mezzo, le sfumature di grigi, non ci sono. Provate a pensare a una persona che ha un disturbo borderline di personalità, che ne incontra un'altra e sembra che si sia innamorata da un momento all'altro, che sia l'uomo della sua vita, il padre dei suoi figli e così via. Dopo poco, nel momento in cui sente che il legame si sta rinsaldando, lo svaluta. Quindi, ma chi me l'ha fatto fare? Ma io non ho mai pensato queste cose di te. Se ne va, oppure potrebbe anche arrivare a tradirlo. Questo va a determinare degli stati emotivi molto intensi, sia nel bene che nel male, cioè sia quando sto bene che quando sto tanto male, sia quando le emozioni mi fanno stare bene che quando mi fanno stare male, ed instabili, che vanno a creare appunto la famosa instabilità affettiva. Inoltre la persona che ha un disturbo borderline di personalità, nel momento in cui sente questo legame, tende a mettere alla prova l'altro. Perché? Perché c'è questo timore di fondo, che è appunto il timore abbandonico, la paura di poter essere abbandonato da un momento all'altro. Come sapete, questo nasce da episodi, insomma, di vita nell'infanzia in cui questo abbandono spesso c'è stato, oppure comunque è stato percepito così.
Può portare anche all'interruzione dei rapporti più e più volte all'interno di una relazione, a seconda di come la persona sta, come si sente. La relazione con il paziente con disturbo borderline di personalità, quindi, non è stabile. Questi pazienti, come dicevo prima, hanno imparato ad aspettarsi delle esperienze imminenti di allontanamento e di abbandono da parte delle persone care, quindi quando percepiscono un po' il legame, tendono a fare delle cose, delle azioni che boicottano la relazione per difendersi da che cosa? Dall'aspettativa di poter essere abbandonati e lasciati. Ad esempio, potrebbero maturare una gelosia smisurata e disfunzionale, quindi ad esempio seguendo l'altra persona, oppure facendola seguire da amici, oppure piombando di punto in bianco ad una cena che magari il ragazzo o la ragazza ha con i propri amici. Perché questo va a confermare l'idea che il partner non lo ama. Inoltre c'è l'autosabotaggio, che è il creare una relazione viscerale, un po' come dicevamo prima, come se fosse una cosa sola, seguita poi da azioni che vanno nella direzione opposta, quindi il tradimento oppure atteggiamenti ambigui, che vuol dire ti faccio pensare che con quest'altra persona ci sia un interessamento, che comunque non so se voglio stare con te o meno e così via, per aspettarsi un abbandono o un rifiuto imminente da parte del partner. Oppure si possono verificare delle richieste di attenzione e di cure attraverso atteggiamenti aggressivi, come ad esempio i gesti autolesionistici oppure i tentativi di suicidio. Questo perché? Perché quando magari erano piccolini, per cercare una dimostrazione d'amore coerente, mettevano in atto lo stesso schema. Quindi quando ero malato, quando soffrivo, quando stavo male, era lì che ricevevo attenzione e amore. E quindi questo si tende a fare anche in età adulta. Se mi taglio, se sto male, è così che tu ti occuperai di me, è così che resterai, ma a che costo? Detto questo, come si lavora in terapia? Allora, qua ho bisogno di fermarmi un attimo per dirvi che è importante, prima di lavorare con le coppie, andare a valutare il danno, cioè se la persona che abbiamo davanti ha un disturbo di personalità o meno, e come si fa? Attraverso la valutazione psicodiagnostica. Quindi, di solito per noi è buona norma quella di inviare i pazienti in terapia sia di coppia, se la richiesta appunto è stata di coppia, che in valutazione individuale. Perché? Perché il testista va a valutare sia se ci sono dei sintomi molto invalidanti, come ad esempio dei traumi, piuttosto che una depressione che comunque ostacolerebbe la terapia di coppia, oppure se effettivamente c'è un disturbo di personalità, se è stato trattato, se non è mai stato trattato, eccetera, eccetera. A quel punto si arriva poi in terapia di coppia. Nella terapia di coppia noi facciamo sempre vedere questa differenza fra i giochi a somma zero e a giochi a somma diversa da zero. Nei giochi a somma zero la vittoria di uno coincide sempre con la sconfitta dell'altro e quindi le due persone sono perennemente in competizione. Per vincere ho bisogno di farti perdere. Io vinco e tu perdi, io vinco. Quindi parliamo di persone che fanno di tutto per poter comandare o per essere superiori all'altro. Ma cosa succede? Che si illudono di vincere, ma in realtà perdono, perché l'altra persona è incastrata in un circolo vizioso, in un ciclo interpersonale, per cui non c'è effettivamente un partner, non c'è effettivamente una relazione sana e funzionale. Nei giochi a somma diversa da zero, invece, si vince insieme. O si perde insieme, questo è quel tipo di approccio che noi promuoviamo e tendiamo a far percepire anche ai nostri pazienti. Quindi tentare di sopraffare l'altro a cosa conduce? Solo alla sconfitta di entrambi. Andando ad osservare oltre il nostro interesse immediato, possiamo capire che l'altro non è un nemico, ma è un alleato. Mi sembrerà strano, però nella terapia di coppia spesso le persone si percepiscono più come nemici che come alleati, come persone da cui difendersi, come persone da cui che ci creano tanta sofferenza emotiva. Cominciando a vedere la relazione e il conflitto come una risorsa, come un motivo per poter lavorare insieme, questo spesso porta a lavorare sulla propria sofferenza emotiva. Guardate, questo è un esempio di giochi a somma zero, quindi la ragazza chiaramente vuole comandare, lui non reagisce e resta lì. Se
Nei giochi a somma diversa da zero, in questo caso i due ragazzi hanno vinto insieme. Qui ho riportato una breve sintesi di come si lavora in terapia. Intanto è importantissimo fare una buona raccolta anamnestica e indagare la motivazione delle persone. Perché? Perché spesso ci capita di vedere, di avere a che fare con delle coppie in cui la donna è quella maggiormente motivata, l'uomo si sente un po' costretto a venire dal terapeuta, ma non è realmente motivato. Nella raccolta anamnestica si vanno a fare dei colloqui di coppia, ma anche dei colloqui individuali, per andare anche a capire se ci sono altre relazioni, da dove deriva la rappresentazione di sé che emerge all'interno della coppia. Poi, come dicevo prima, è importante anche fare una buona valutazione. È importante che sia individuale per comprendere se è prioritaria una terapia di un altro tipo rispetto a quella di coppia. Quindi nel caso di un disturbo di personalità, in particolar modo, a volte bisogna dare la priorità per una tempistica di un anno, non so, dipende dal paziente, per lavorare prima individualmente, per poi dopo entrare a lavorare su delle dinamiche più relazionali. Ma anche quella di coppia. Noi sia in quella individuale che in quella di coppia lavoriamo molto sulla concettualizzazione Libet. Perché? Perché andiamo ad identificare quelli che sono le ferite storiche delle persone, quindi come si vedono, la rappresentazione di sé che hanno e le strategie che vanno ad utilizzare sia personalmente che nell'interazione con la coppia. Cioè, ad esempio, se mi sento inadeguato, tendo a rimuginare sui miei pensieri, sui miei problemi. Poi, se volete, su questo aspetto, se avete delle domande, magari approfondiamo dopo. La restituzione è essenziale, è una fase molto delicata per la costruzione dell'alleanza terapeutica, perché? Perché andiamo a definire, anzi a dare al paziente la restituzione di quello che è stato riscontrato in valutazione, quindi qual è il problema fondamentalmente. In questa fase con le coppie, di solito noi facciamo una prima parte, quindi i primi 20 minuti, in cui vediamo uno dei due, la seconda parte, altri 20 minuti, l'altro della coppia, e l'ultima fase in cui siamo tutti e tre insieme. Perché? Perché a volte ci sono degli aspetti più personali che emergono dalla valutazione, che esulano dalla coppia, e quindi a quel punto magari ci sono delle informazioni che una persona non vuole che l'altro sappia, e quindi abbiamo bisogno di capire se bisogna tutelare o meno queste informazioni. Tutte tranne il tradimento, questo vi faccio, vi apro un po' una parentesi, perché lavorando con le coppie il tradimento è uno di quegli elementi che va analizzato, perché se il partner c'è ancora, il secondo partner, è difficile fare una terapia di coppia. Quindi questo è un po' un elemento specifico che, se volete, approfondiamo dopo. Successivamente alla restituzione si va a lavorare sulla costruzione di quello che è il funzionamento della coppia, come? Attraverso degli ABC. Quindi andiamo a farci raccontare da entrambe le persone degli avvenimenti che hanno suscitato delle emozioni spiacevoli, è importante che siano gli stessi, per andare a vedere quali sono i pensieri, cioè come hanno interpretato questi eventi e quali sono state sia le emozioni esperite che i comportamenti messi in atto, per vedere come la persona si vede, come vede l'altro, che cosa prova e quali sono le azioni che fa, che a volte sono disfunzionali e quindi mantengono il malfunzionamento della coppia. A questo punto si vanno a costruire cicli interpersonali e poi si va a lavorare sulla responsabilità condivisa. Quindi non è colpa tua, non è colpa dell'altro, è una responsabilità di entrambi. Nel momento in cui si capisce il ciclo interpersonale, si capisce anche questa corresponsabilità. Andiamo poi a promuovere quelli che sono i giochi a somma diversa da zero, facendogli fare proprio anche delle attività per vincere, perdere insieme, e chiaramente diamo sempre degli homework dall'inizio alla fine della terapia. Gli ABC stessi sono degli homework e sono di tipo sia cognitivo, comportamentale, ma anche relazionale. Quindi, ad esempio, nella coppia sessuologica spesso diamo da scrivere una storia per vedere a quattro mani questa storia che contenuti ha. E inoltre è importante anche fare delle continue verifiche del percorso, andando a rinegoziare, a ridefinire se necessario dei nuovi obiettivi terapeutici. Quindi è importante fare anche dei momenti di stop per fare il punto della situazione con i pazienti. Bene, allora direi che è arrivato il momento delle domande e degli approfondimenti.
Non le ho ancora viste, Alessandra, dimmi tu. Scusate, non avevo l'audio. Alcune ne ho risposto strada facendo, poi adesso che erano generali, insomma, adesso se avete domande, provate a scriverle nella chat che siamo ben contenti di provare a rispondere. Allora, sì, le sto guardando anch'io. Io adesso ad alcune ho risposto, appunto. Intanto che formulate domande, ricordo, come adesso ho ricordato a tutti, che le slide le invieremo e potete riascoltare il webinar sul canale YouTube di State of Mind, se magari vi siete perso. Allora, ho letto quest'ultima domanda che chiede come gestire un truffatore professionista che dice di amarti. Bisognerebbe capire meglio cosa significa per truffatore professionista. Di sicuro, però, alla luce di quello che ci siamo detti stasera, forse una consulenza per palesare quello che sono gli aspetti relazionali che nella vostra relazione non funzionano vi potrebbe aiutare ad avere maggiore consapevolezza di quello che non va. A volte abbiamo la sensazione che le cose non vadano bene, ma non riusciamo a mettere a fuoco qual è il punto, qual è il problema, dov'è che ci incastriamo? Poi chiedono se è possibile che in una stessa persona possano coesistere più desideri, più wish. Sì, assolutamente, assolutamente. Dipende molto anche dai tratti di personalità che ha la persona. Quindi magari ha un disturbo borderline di personalità, però c'è tutto un pezzettino più legato al dipendente e quindi chiaramente abbiamo due wish differenti, assolutamente. Però non è detto che uno sia funzionale e l'altro no, anzi, entrambi vanno a creare dei cicli interpersonali che chiaramente ci portano sempre agli stessi problemi. Poi chiedono: si può condurre una terapia di coppia se c'è stato un tradimento di cui l'altro partner è all'oscuro? Ecco. Ciò viene rivelato al terapeuta, ma senza la volontà di dirlo al partner. Allora, succede che nella valutazione, appunto, o nei colloqui in cui si parla con le persone singolarmente, questa è una domanda che noi facciamo sempre. Quindi chiediamo se ci sono delle relazioni extraconiugali. Chiaramente va anche chiesto se sono attive oppure se sono passate. Se sono passate, allora può essere che il lavoro di coppia possa venire fatto, perché comunque c'è un motivo per cui c'è sempre un altro partner. Se invece è attuale, questo no, perché va ad interferire all'interno del lavoro di coppia, quindi è come lavorare con tre persone ma ne manca una. E chiaramente se l'altro non vuole che venga rivelato all'altra persona della coppia, noi dobbiamo per segreto professionale attenerci a questo. Però generalmente siamo abbastanza categorici, quindi diciamo che non ci sono i presupposti attuali per una terapia di coppia senza chiaramente svelare il segreto. Poi c'è scritto se la dipendenza affettiva è considerata un disturbo della personalità. Bisogna vedere se c'è un disturbo dipendente di personalità, a volte c'è, bisognerebbe un po' andareci più a fondo, però se dipendo dall'altra persona perché credo di non essere capace di prendermi cura di me, se credo di non essere capace di prendere delle scelte in autonomia o di lanciarmi in quelli che sono dei progetti per la mia vita o nelle piccole cose come il vestirmi. Generalmente sì, c'è un disturbo di personalità che può innescare una relazione non solo di dipendenza, a volte anche di codipendenza. Quindi quando entrambi i partner hanno queste caratteristiche, dipendono l'uno dall'altro, si supportano l'uno con l'altro. E quindi questo, come immaginerete, li fa uscire difficilmente dall'impasse. Poiché la mia curiosità riguarda il percorso intensivo descritto all'inizio, si rivolge anche a pazienti con doppia diagnosi? Sì, nel nostro percorso ci sono persone che hanno una doppia diagnosi anche. Inoltre, come fare a lavorare in maniera intensiva in 3 mesi rispetto a strutture così radicate nella persona? Stiamo vedendo, ormai l'abbiamo strutturato in maniera così intensiva da circa un anno e effettivamente ne stiamo vedendo invece i propri benefici, perché in maniera così intensiva è veramente, lo assicuro, un lavoro faticosissimo per chi partecipa e
e dove in qualche modo tutti i giorni si martella, tra virgolette, sulle stesse problematiche. Quindi in verità effettuano un grosso cambiamento. Il percorso che dicevo intensivo va dal lunedì al venerdì, dalle 13:30 alle 18, e al venerdì c'è anche un momento, ci sono momenti gruppali e un momento individuale, e c'è un gruppo solo ed esclusivamente in cui partecipano i familiari o le persone comunque significative per la persona, anche amici o comunque familiari che importanti per la persona. E fino adesso abbiamo visto, cioè, buoni risultati, perché effettivamente tutti i giorni lavoriamo su queste, nell'idea dell'andare proprio a flessibilizzare queste, rigidità che hanno, e quindi poi col tempo, non è detto che in un mese uno cambia velocemente, ovviamente, dopo questo percorso intensivo hanno la possibilità poi di, rimanere, sempre se uno vuole, solo magari 2 volte alla settimana, di venire 2 o 3 volte alla settimana, non più, solo per qualche ora. E quello che facciamo proprio nell'idea, per rispondere alla signora, insomma, è che in un primo momento, dall'una, diciamo, alle 3:30, c'è una parte di discussione sulle abilità, sull'aspetto proprio del funzionamento, una parte, tra virgolette, che potremmo dire più teorica, di discussione sulle abilità e sulle proprie difficoltà. E poi c'è una seconda parte, invece, dalle 16 alle 18, dove c'è solo esercizio pratico su queste abilità, ed è quello che aiuta molto l'andare a modificare e a stabilizzare i cambiamenti che si cerca di stimolare all'interno di tutto il percorso. Spero di aver risposto. Allora, No, adesso sono poi arrivati. chiedono se i problemi di coppia possono essere risolti se solo una delle due persone va in terapia. Allora, diciamo che noi raccomandiamo che sarebbe meglio averle entrambe, poi però lavorando con una il sistema cambia a sua volta, ma è meglio ed è più efficace un lavoro fatto con tutti e due i membri della coppia in terapia. Ci devono anche gli homework per migliorare la comunicazione ambigua della coppia che manda i figli in dissonanza. Allora, qua il lavoro non è tanto con i figli, ma è più tra genitori, nel senso che prenderci un momento, non di fronte al figlio, per parlare di quell'intervento che è stato fatto, in cui tu hai dato un comando che era diverso dal mio, chiaramente in un modo assertivo, vi può dare la possibilità di decidere qual è il comportamento da adottare a livello educativo in modo che sia lo stesso. E la volta dopo, quando succederà, la mamma e il papà saranno capaci di dare la stessa risposta in modo che il figlio non sia più in questa situazione di dissonanza. Non è sempre facile farlo in autonomia. Bisogna vedere come sta la coppia. Come sapete, dopo la nascita dei figli ci sono tanti cambiamenti, quindi insomma ci sono più variabili da valutare. Non so come ho fatto. Ok. Se ci sono dei testi da consigliare, ma credo che nella bibliografia poi magari. Ce li ho qua. Se ce la faccio da metterla, eccola. Ok, nella bibliografia li trovate tutti. Ce ne sono più di uno, i cicli interpersonali vengono affrontati sia nel Safran e Muran che in quello di Di Maggio. Sulla coppia, bellissimo il libro della Daniela Rebecchi di Nai, ce ne sono tanti, sì, sicuramente questi vi danno una buona infarinatura sull'argomento. Come convincere il marito della necessità di un aiuto psicologico? Questo è difficile perché si lavora proprio sulla motivazione, che è quello di cui parlavamo prima. Convincere è complesso. Poi non è detto che abbia un buon esito. La terapia di coppia con due terapeuti, uno di lui e uno di lei, percorsi individuali, ha senso o meglio un solo terapeuta di coppia? Beh, se abbiamo due terapeuti individuali, non è una terapia di coppia. Quindi si lavora su sé, quindi io lavoro su di me, il mio compagno lavora su di sé, poi è chiaro che
lavorando sul mio funzionamento e lui sul suo, questo ci aiuta a essere più in armonia all'interno della coppia. Però ci sono degli elementi che non vengono trattati proprio perché non è una terapia di coppia vera e propria. Disfunzioni sessuali da quali disturbi sono maggiormente generati? Dipende dal tipo di disfunzione. Quindi non so se vuoi essere un pochino più specifica. Di solito stiamo sull'autostima, sull'ansia, nel disturbo dell'erezione. Dipende. Timore di approcciare, sì, allora siamo sull'aspetto più legato all'ansia. Bisogna vedere se ha paura del giudizio, del che cosa l'altro potrebbe pensare di lui. Anche qua si vanno a costruire quelli che sono i cicli di funzionamento della coppia, quindi cosa succede prima di approcciare, durante e dopo. Altre domande? Stiamo andando anche un pochino su, ne abbiamo tantissime. No, ma alcune, ripeto, le hanno fatte anche molte mentre parlavi, quindi ad alcune ho risposto, ma tanto le vedi a quelle che ho risposto. Visto, visto. Allora, di qua ci sono altre. Allora. In riferimento alla domanda su una terapia di coppia. No, forse questa è risposta, no. Qual Allora, riferimento alla domanda posta su una terapia di coppia con due terapeuti, sarebbe possibile lavorare con due terapeuti? Una volta che ognuno ha lavorato separatamente in individuale, è consigliabile un percorso di coppia con una terza terapeuta? Sì, sicuramente diverso da quello individuale. Mettiamo che io vedo l'uomo e Alessandra Brugnoni vede la donna, poi li mandiamo da un'altra collega che si occupa di coppie, sempre per essere più neutrali, neutri possibile nel rispetto del paziente. È un bene che i figli sappiano che i genitori hanno problemi e o che stanno seguendo un percorso di coppia. Beh, dipende dall'età dei figli, diciamo che spesso se ne accorgono anche senza palesare la difficoltà dei genitori, però in linea di massima i problemi dei genitori è bene che restino dei genitori o che comunque in terapia si lavori sul qual è la causa scatenante, è risolvibile, non è risolvibile, perché non sempre in terapia di coppia si risolvono i problemi, a volte servono anche per imparare a lasciarsi. In caso di problemi di erezione da parte dell'uomo, che questi mandano lui in depressione, come si può intervenire? Allora, bisogna capire se la depressione viene prima o dopo. Nel senso che se l'uomo era già depresso, si lavora subito su quello, anche perché magari prende degli psicofarmaci che vanno a contribuire al deficit di erezione, e perché essendo depresso non ha la motivazione necessaria per lavorare. Bisogna valutare l'entità della depressione, magari un episodio depressivo lieve. Se è successivo, stessa cosa. Quindi prima si va a ristabilizzare il tono dell'umore, poi dopo si lavora sull'erezione. Poi parla se la morte di un figlio, quale disturbo può generare nella coppia. Credo che non è che ce ne sia uno nello specifico. Bisogna. Dipende un po' da tanti fattori, ecco.
Questo trattamento implica una frequenza plurisettimanale? No. Quale trattamento? Ah, forse parlava del chip, però. No, non lo so. Nelle terapie di coppia di solito si dà appuntamento una volta a settimana o una volta ogni due. Sì, parlava del chip. Il trattamento è tutte le settimane per 3 mesi, per problematiche a volte lavorative facciamo dal lunedì al giovedì, perché il venerdì è lasciato per le persone che partecipano al momento individuale, quindi per dar modo magari per chi ha avuto difficoltà a trovare una combinazione col lavoro. Il percorso lo facciamo da lunedì al giovedì e all'interno di questi 4 giorni hanno anche il momento individuale. E il venerdì è solo per i familiari, appunto. Rimane così. Esiste un percorso di studi a studi cognitivi che formi un terapeuta di coppia che abiliti alla professione. La mia grande passione in terapia di coppie, sto cercando informazioni su come diventare uno psicoterapeuta. Beh, sì, di sicuro abbiamo il perfezionamento che è a cura di Daniela Rebecchi, anche quest'anno c'è, quindi di sicuro quello è un corso intensivo specifico sulla coppia e sulla sessualità. E poi dopo ci vuole un approfondimento. Io nel mio caso ho fatto un master specifico in questo, che dà delle nozioni in più e lavora sui protocolli. Quindi è quotidiano, sì, il percorso è quotidiano, dal lunedì al giovedì, sì. Rispondo sempre alla signora. Il primo periodo di 3 mesi, sì, è quotidiano, poi dopo i 3 mesi una persona valuta se terminare lì, se magari l'ha già seguito, continuerà il suo percorso individuale, oppure se può venire appunto per 2 o 3 pomeriggi, solo per 2 o 3 ore, per 2 ore, scusate. Col lavoro come si fa? Quelli che hanno partecipato, che stanno partecipando, che lavorano, hanno fatto o una riduzione dell'orario nei 3 mesi, o c'è stata una certificazione del proprio medico che sottolineava la necessità di una frequenza di un percorso, senza specificare magari che cosa, o alcuni hanno fatto venendo solo dal lunedì al giovedì, aumentavano, cioè facevano un orario, diciamo, senza pause, senza più prolungato, e poi recuperavano, diciamo, il venerdì o a volte il sabato. Ok, mi sembra che abbiamo risposto a tutto. Ho visto quest'ultima domanda. Ok. Il bisogno di certezza in amore si collega ad un disturbo di personalità. Non sempre c'è un disturbo di personalità. Disturbo di personalità si diagnostica quando ci sono più criteri a seconda del disturbo che vengono saturati. Quindi magari io ho tre tratti di personalità dipendente, un evitante, due narcisistici, ma non ho un disturbo di personalità. Quindi dipende molto da quello che emerge in valutazione. Magari c'è questo bisogno di certezza in amore, ma in assenza di un disturbo di personalità. Di sicuro ci sono dei tratti caratteriali che diventano rigidi legati a quel wish di certezza in amore. Ok. Sì, leggevo la domanda sulle aspettative genitoriali, che possono creare problemi nella coppia.
noi consigliamo sempre di fare un percorso, intanto di capire se è un problema più genitoriale o di coppia, perché a volte sono due cose diverse. E poi in base a quello, sì, un percorso specifico per lavorare su quello che possono essere degli schemi disfunzionali. Ok, va bene, diciamo che abbiamo, credo, risposto a tutto. Ok, e quindi diciamo per chi volesse ancora informazioni, vi abbiamo lasciato insomma i nostri riferimenti e comunque anche domani nell'inviare le slide manderemo i vari riferimenti se qualcuno appunto vuol chiedere maggiori informazioni. Senza problemi e basta, ringrazio la dottoressa Ferretti e voi per l'ascolto e la partecipazione. Grazie e buona serata a tutti. Grazie, buona serata.